Ciao a tutti, siamo a Napoli. Ciao ciao. È un martedì. Quanta gente che c'è gira, ma non lo vuole nessuno. Siamo persi in una via. Siamo a Napoli, Celestina, dove che siamo? Stiamo andando in piazza Grande. Piazza Grande, no, Plebiscito. Voi Gabrino. Sì, sì. Se quando qualcosa, se vuoi per il clima. Vai a Toledo, Tino, siamo a Toledo. Wow, che bello! Che bella la stazione di Toledo, Celestina! Si accendono le lucine, va! Si accendono e si spengono! Finito di far riprese a Toledo? Eh? Quante volte hai fatto questa scala? Ciao. C'è un po' di fog, però. C'è un po' di fog. Si vede tutta la Ma l'ingresso dov'è di questo castello? Ai ai ai, questo è bello grande. E quello a forma di stella. Castel Sant'Elmo. Castel Sant'Elmo. E l'elmo dov'è? Vai l'elmo. Vai l'elmo. Faccio una panoramica della piazza. È bella grande, puoi guardare. Questa è bella grande. Bella grande. La Celestina sta studiando Napoli. Vieni qua, che la faccio vedere spacca Napoli. Vuoi vedere, vuoi ammirare spacca Napoli. Sta proprio qua. Sì, guarda come gira a caso. Adesso va all'indietro. Che segna tutte le ore del mondo? Celestina? Non ho idea. Poi va che lancetti a baffo. A lama. A delica. Celestina, dove sei? Spacca Napoli. Spacca Napoli. È bella lunga, eh. Ok, comincia l'avventura! La mia guida.
Dottor Galzini a radio. L'ho appena comprato. Se vuoi te ne vendo un po', eh. Questa è la via dei tribunali. Hai capito? I tribunali dove sono? Che destino stiamo andando? Napoli sotterranea. Cioè, hai portato il T-Way? No. Il maglione? Il paltò? La trapunta? Se butto giù la GoPro, chissà che video che fa. Se li prego tutti un passo avanti lungo la porta. D'altra parte invece c'è un profilo perfetto. Anche questa è una donna del tempo. Bella acconciatura, ben truccata. Questa addirittura il neo. E per la sua bellezza è stata denominata la Marilyn Monroe di Napoli sotterranea. Tina, pronta? Se ti fermi ti do il calcione, eh. Non ci passa alle spalle. Non ci passava alle spalle. Tina, sei esploratrice. Questo è più largo. È anche basso, è per quello più alto. No, non lo metto. Quanto è alto questo? Una cinquantina centimetri più. Ecco, le corna, si sono incastrate le corna. Sono limate. Dov'è andato? Com'è andata? Tina, c'è stato un momento mi sono incastrato. Minchia com'è alta questa, oh. Oh. Questo raffigurato è uno schema di gioco. E c'è un tratto un pochino più basso, in cui bisogna fare attenzione sia alla testa che alle corna, che si levano. Le raccomandazioni sono sempre le stesse. Zaini e borse? Mamma, se qualcuno resta incastrato, che si fa? Un calcio. Questo l'avete capito proprio tutti. Un monacello. Qua camminava il monacello. Lasciate le speranze, voi per te. Tina, salutami. Mamma. Lascia giù quella roba lì e pensa a passare, vero? Guarda, è bello stretto. Sì, bisogna camminare. È un po' basso e stretto, non è che dico. Qui c'è le scarpe grosse e non ci passa. Sinistra qui! Sinistra lì! Tina, aspettami! Sì. È abbassata la testa. Fate venire l'infarto qua, se non è sicuro. Occhio alla testa. Attendi. Occhio alle corna. Ancora più su, ancora più bassi. Wow. Questo è proprio basso basso. Meno te lo facciamo. O meno tre. Siamo sopravvissuti! Questo è un paio di ragnetti, Tina. C'è un ragnetto in testa. No, non me lo dite che poi non vengo con quello. Sta male da letto. No,
l'acqua di sorge su una collina. Per scendere qui sotto ci siamo fatti una bella salita su tutti i quartieri spagnoli. Siamo scesi per 40 metri e abbiamo passeggiato all'interno dell'antico acquedotto e del rifugio. Passeggiando ci siamo anche avvicinati al mare. E noi saliremo a Via Chiaia, che è una zona pianeggiante. Tina, fate il giretto. Sì. Salutami. Incrocio a Napoli. Un cuoppo saporito. Morales di Maradona. Scusate il ritardo. Una pizza fritta e un'acqua. Ecco, apri bene. Cosa mangi, Celestina? La pizza fritta. Era buona la pizza fritta? Buona, fritta, però non era moltissima. No? Fontana Grande. Dove vai, Tina? Castel dell'Uovo o dell'Ovo? Uvesuppia. Ma che va, che lì? Ciao, che vai, cosciamente. Allora sono un napoletano adottato. Vai, sì. Cioè, non lo so, non si può. Che fa? Se passa in danza, taglia la strada, se capisci una malura. Ok. E più rovenne. Beh, sì, no.